per quanto riguarda gli arbitri. Dicevo, questi due atleti giovanissimi a confronto. Emil Pavlov, macedone, numero 27 del ranking, ma già con un bronzo agli europei 2016, mentre una vittoria sempre agli europei della 60 kg nel 2014. Di fronte a lui il turco Eray Samdan, nono nel ranking, che vanta nel suo palmarès il bronzo mondiale under 21 e l'oro europeo, sempre under 21. Entrambi gli atleti stanno attaccando, ma in realtà si tratta sempre di studio. Non arrivano ancora propriamente a segno. Ecco, bellissimo però questo Uramavashi che non va a segno perché l'atleta macedone ha appunto parato questo bellissimo Uramavashi dell'atleta turco, che però, come avete potuto vedere, è stato velocissimo. Questo perché molto importante nel comité ormai la reattività e la velocità nel portare le tecniche a segno. Ogni anno le prestazioni degli atleti diventano sempre più alte. E proprio la reattività e la velocità delle tecniche è una delle prime cose su cui bisogna sempre lavorare. Keikoku, doppia ammonizione per entrambi. Vediamo le bandierine. Eccole segnate. Sì, 1-0 per l'atleta turco. A 15 secondi dalla fine, ma c'è la video review da parte del macedone richiesta dal coach di Pavlov ed è stata assegnata. I giudici hanno visionato le immagini. Bellissimo, sempre con questa inquadratura stretta, purtroppo non riusciamo a vedere le bandierine in tempo reale, ma viene assegnato appunto da tutti e quattro gli arbitri il punto dell'atleta turco, ma di nuovo viene richiesta la video review ancora dell'atleta macedone. Vediamo, e stavolta non viene accettata. A 7 secondi dalla fine, 2-1 per l'atleta turco. E il macedone non ce la fa, non ce la fa. L'atleta turco, fortissimo e giovanissimo, va a vincere questo oro all'Open di Dubai. Si sono studiati a lungo, si sono svegliati forse anche un attimino tardi, ma abbiamo potuto vedere la velocità